Correva il 2012, la lettera di licenziamento la trovai sulla scrivania, me lo ricordo ancora. 10 anni fa avevo 43 anni, 2 figli adolescenti, la responsabilità sulle spalle come genitore e ritrovare un lavoro non fu così semplice, anzi fu molto difficile, soprattutto per i primi 5 mesi. Ricordo la quantità di curriculum che avevo inviato che non trovarono risposta. E quello fu un momento, vi assicuro, molto umiliante. Ci fu un calo di autostima vertiginoso. Oggi mi guardo indietro e penso a quella chiamata dell'universo che solo oggi è molto chiara, quel licenziamento. Avevo avuto una buona uscita, concordai una buona uscita che mi avrebbe comunque tutelato a me e alla mia famiglia almeno per 1 anno e mezzo, 2, se li avessi spesi tutti, e li ho spesi tutti. Tante idee, ma anche tante paure. Avevo la paura di non farcela, avevo paura di non essere all'altezza, di non poter mantenere lo stesso tenore di vita che mi ero permesso col mio stipendio da dipendente e anche quadro. Tra le tante passioni che avevo coltivato nei miei primi 42 anni di vita, una era legata al mondo della magia, al pensiero laterale. E dopo quei mesi inconcludenti e deprimenti, decisi di iniziare a lavorare come mago per le feste per i bambini, cosa che poi, in maniera inaspettata, mi portò presto ad attivare alcune collaborazioni con le ONLUS legate ai reparti di oncologia pediatrica di Torino. Il primo click che cambiò radicalmente il mio futuro arrivò proprio da lì, da alcune mamme nei reparti che mi dicevano: complimenti non tanto per quello che fai, che lo fai benissimo, ma per quello che dici mentre lo fai. Negli anni successivi avrei fatto mie queste parole. E così come ho fatto mie le parole di Paolo Borsacchiello, esperto di neurolinguistica, che in uno dei suoi libri dice: sei le parole che usi, diventi le parole che scegli, così come stai dici, così come dici stai. E da lì poi, rispettando il tempo per raggiungere il mio obiettivo, iniziò il mio vero viaggio. Arrivarono le feste private, i primi eventi aziendali, i palcoscenici importanti dove prese vita il motto: informo intrattenendo, semplifico messaggi complessi e utilizzando la metafora magica li metto in scena in chiave teatrale. Piano piano presi coscienza di una serie di potenzialità che avevo tenuto inespresse fino ad allora e tutto iniziava a prendere vita in maniera molto naturale, come per esempio realizzare ogni volta per un'azienda uno spettacolo confezionato su misura. E con gli eventi di palco poi arrivarono presto le prime richieste di corsi di public speaking. E mentre tutto si evolveva davanti ai miei occhi e prendeva forma, la direzione diventava sempre più chiara. E la nebbia attraverso la quale avevo navigato negli anni precedenti iniziava pian piano a diradarsi. Ogni mio intervento era mirato per sostenere il prossimo nel superare i propri limiti nell'ambito della comunicazione, di riuscire a costruire uno speech, saperlo presentare, motivando, emozionando, facendo sorridere il proprio pubblico, per poi riuscire a portare il pubblico a fare un'azione, la cosiddetta call to action. Dentro di me scorreva quello che oggi è diventato il mio lavoro: sostenere il prossimo, aiutarlo a dare vita alle proprie potenzialità inespresse, imparare a prendersi cura di se stessi per migliorare la propria vita dal punto di vista personale e professionale. In un primo step, questi risultati li ottenevo come formatore nell'ambito del public speaking e come infotainer nell'ambito dei miei spettacoli legati all'educazione finanziaria. Poi arrivò il 2020 e sappiamo tutti. Tutti i progetti messi in piedi dal 2012 sono andati a finire nel limbo. Cosa accade? Altro giro, altra corsa. Oddio, che periodo. La vita ancora una volta mi ha messo di fronte ad una scelta. La magia del pensiero laterale mi avevano insegnato che davanti ad ogni problema si cela una grande opportunità. Ora, io lo so, questa è una frase motivazionale che per molti è considerata da fuffa guru, ma non è così. Vi assicuro, provato sulla mia pelle, non è affatto così. Da ogni problema nasce un'opportunità. La verità, a mio parere, è che è più facile tenere le persone sotto scacco con il pensiero che sono inadatte a provare a fare qualsiasi cosa che vive dentro di esse. Così si convincono che il cambiamento sia difficile, stancante ed inutile.
Io sono dell'idea che non provare vuol dire rimanere col dubbio di non aver provato. E quando decidi di iniziare, togliti il pensiero che sia tutto semplice, poco costoso e immediato. Ogni cambiamento ha bisogno di tempo, ha bisogno di perseveranza, ha bisogno di costanza nelle tue azioni ed anche un bel poco di fatica, che però ripaga. Io mi sono rimboccato le maniche e tutto il know-how legato alla comunicazione, alla formazione e al sostegno di coloro che rimanevano indietro bloccati dalle proprie emozioni è confluito nel mondo del coaching. Quindi cosa ho fatto? Da marzo 2020 ho iniziato gli studi per certificarmi come coach International Coaching Federation. Ho preso una certificazione sui valori, Coaching Values dal programma di Simon Dolan e poi un attestato sulle emozioni di Paul Ekman. E decido di mettere tutto il mio know-how e competenza a disposizione dei miei clienti. Ma chi sono i miei clienti? I professionisti affermati nella vita lavorativa, ma che davanti agli imprevisti fisiologici della vita non sono completamente in grado di accogliere e ascoltare le proprie emozioni e rimangono bloccati nell'agire. Un blocco che, se prolungato, andrebbe a influire sulle loro relazioni personali, familiari e professionali, sulle scelte legate al desiderio di prendersi cura di se stessi per poi vivere sereni con il proprio partner, con i propri figli, il proprio team di lavoro, creando intorno a sé un ambiente sicuro. Oppure quella sensazione fastidiosa di poter fare di più e dare vita a potenzialità inespresse nell'ambito professionale. Il desiderio di essere faro e luce di guida, ma sentirsi invece una candela in balia del vento. Nasce così, diventa protagonista della tua vita, che è il mio percorso di coaching di 12 settimane. E chi entra in contatto con me decide se vuole essere un protagonista o una comparsa della propria vita. Perché protagonista della propria vita? Per il semplice motivo che in questa grande opera di improvvisazione teatrale che tutti noi viviamo ogni giorno è necessario decidere realmente se vuoi essere protagonista o una semplice comparsa. La differenza è che il protagonista studia, combatte, si mette in discussione per rimanere saldo sui propri principi e valori, per vivere bene ed in equilibrio con se stesso e con le persone che ama, oppure con le quali si relaziona ogni giorno. Il protagonista ispira, si fa ascoltare, guida se stesso e gli altri. La comparsa entra ed esce di scena e pochi la ricordano. Tu ti consideri una comparsa? Beh, mi auguro di no. Ma se le vicissitudini della vita ti fanno sentire una comparsa e vuoi diventare protagonista della tua vita, per iniziare a prenderti cura di te stesso e diventare il porto dove la tua nave in mezzo alla tempesta possa trovare rifugio e riposo, sappi che io ogni mese raccolgo il form che mi permette di entrare in contatto con coloro che desiderano essere protagonisti della propria vita. Questo form lo trovi sul primo commento. E se questo post ha fatto vibrare qualche corda della tua anima, compilalo anche tu il form. Ci permetterà di conoscerci, di entrare in contatto e di verificare se i miei strumenti di coaching sono allineati con il tuo reale desiderio di cambiamento, trasformazione ed evoluzione, personale e professionale. Possiamo prendere insieme la bussola della direzione dove vuoi andare ed iniziare insieme questo viaggio. Perché poi ricordati che è nel mare in tempesta che si vedono i veri marinai. Quindi io ti aspetto dall'altra parte. Tu cosa aspetti? Diventa protagonista della tua vita. Intanto ti saluto con il mio consueto buio.